In questo video vi porto con me in una mia giornata tipo in cui vi faccio vedere cosa leggo, quanto leggo, ebook, cartacei, audiolibri. La mattina, quando vado al lavoro a piedi, in realtà mi piace ascoltare il podcast del Boss Morning, che dura esattamente fino a che non arrivo in ufficio, da poi lì smetto e ci vediamo più tardi. Just be honest, I've been in my bed. Reinforce my walls with all these hypotheticals. When it comes to you, no one really compares. But I'm scared and I'm nervous. I don't. Rieccoci per la pausa pranzo. Spesso in ufficio mi capita di pranzare da sola, abbiamo uno spazio apposito dove possiamo scaldare il cibo e mangiare, e questo è il libro che ho portato con me, Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, che comincio proprio in questa occasione e comincio a leggere durante la pausa pranzo per l'appunto. Di mangiare e mi piace fare una passeggiata nel quartiere, soprattutto quando il tempo è bello e non fa troppo freddo, e magari mi faccio accompagnare da un audiolibro. In questo caso, visto che su Storytel c'è l'audiolibro dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, ho deciso di continuare la storia con lo stesso titolo, quindi, però in audiolibro, in modo da andare avanti in parallelo. Quando torno a casa dal lavoro, sempre a piedi, continuo con l'audiolibro del dottor Jekyll e del signor Hyde, visto che appunto c'è e posso andare avanti con la stessa storia. Tornata a casa dal lavoro e visto che è abbastanza presto, mi metterei a leggere ancora, non so, una mezz'oretta prima di preparare la cena. Intanto volevo darvi un parere veloce su il dottor Jekyll e Mr. Hyde, che sicuramente molti di voi avranno già letto, e devo dire che la mia impressione adesso che sono a metà più o meno, perché poi ci sono una serie di note di pagine in fondo che non c'entrano, di altre versioni, insomma, comunque non contenuto narrativo, dicevo che adesso che sono a metà, devo dire che mi spiace un sacco che questa storia sia così nota, che si sa già qual è il mistero finale, perché devo dire che Stevenson la costruisce così bene che davvero viene voglia di scoprire qual è il mistero, e proprio per quello che dico che è un peccato che uno la soluzione del mistero già la conosca. Mi sta intrigando parecchio nonostante ciò, e davvero vorrei non aver saputo. E come si fa a non sapere il finale dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde? Purtroppo è talmente noto, talmente insito nella nostra cultura, che è praticamente impossibile non sapere qual è il concetto che sta dietro a questo, chiamiamolo, racconto, romanzo brevissimo. In realtà qui di pagine di narrativa non arriviamo a 100, perché il resto è, non so, il frontespizio, il colofon, in fondo ci sono l'elenco delle pubblicazioni di questa collana, non so, cose di questo genere. Quindi davvero le pagine di contenuto della storia sono molto poche, diciamo che si può considerare quella che gli inglesi chiamano una novella, cioè un racconto lungo, e sì, mi stia piacendo molto. Davvero penso che se non avessi saputo qual è la soluzione del mistero, sarei qui che altro che stare qua a parlare con voi, non vedrei l'ora di mettermi a leggere per sapere qual è il segreto di tutto quanto. Per quel che riguarda cosa leggo in un giorno, probabilmente in un'altra occasione non mi metterei a leggere lo stesso libro che ho portato in ufficio, perché questo è talmente sottile da consentire
sentire appunto di essere trasportato avanti e indietro. Probabilmente in un'altra occasione avrei a casa un tomo pesante o comunque più faticoso da trasportare. E quindi la sera mi metterei a leggere quello, magari è una cosa che vedrete prossimamente in un altro cosa leggo in un giorno, e invece qui, visto anche che è talmente sottile, magari cerco di finirlo e me lo porto appunto a leggere adesso, così vado avanti ancora un pochino. È dopo cena e ho finito di leggere il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, cioè in realtà l'ho finito di leggere prima di cena, perché come vedete se uno ha tempo lo può leggere anche in mezzo pomeriggio, io l'ho dovuto leggere in più momenti, però non è che ho letto chissà che velocità. Mi è piaciuto, però devo dire che mi è piaciuta molto di più la prima parte in cui si crea tutto il mistero, la suspense, e il lettore si domanda cosa sta succedendo, gli viene anche un po' l'ansia del mistero di questo Mr. Hyde, che connessione può avere con il Dottor Jekyll. Tra l'altro il Dottor Jekyll secondo me aveva delle potenzialità, ciao Micio vieni, aveva delle potenzialità per essere esplorato meglio secondo me come personaggio. Comunque è un racconto breve, per cui è comprensibile che non è che i personaggi siano indagati particolarmente. Però invece l'ultimissima parte con la lettera spiegona, ecco, quello lì devo dire che un po' mi è scesa la catena, ma non perché sapevo come andava a finire, in questo caso proprio perché era un po' spiegona e secondo me si perdeva la tensione narrativa. Comunque stracontenta di averlo letto, ma secondo me Stevenson dà il meglio di sé in narrazioni un po' più lunghe. Questo, vabbè, ci sta che è un grande capolavoro, tra l'altro il tema secondo me del doppio è veramente ben architettato, ben congegnato, e anche interessante quello che lui dice sul fatto che il male prende sopravvento sul bene e che nonostante noi siamo fatti di male e di bene, forse il male è quello che può avere la meglio. Sono felicissima perché, come sapete, Stevenson è uno dei miei autori preferiti, ma l'ho preferito in altri lavori. Per esempio nel Signore di Ballantrae avevo preferito, che anche quello secondo me è un bel tema del doppio sul bene e sul male. Se non l'avete letto ve lo consiglio. Io vado avanti adesso, visto che è dopo cena e ho un po' di tempo, a leggere dell'altro e magari poi vi mostro cosa sto leggendo. E per l'ultima parte del cosa leggo in un giorno, poi vado anche a struccarmi e tutto, però magari sto ancora un'oretta insieme al libro e sono qui seduta sul letto, comoda, poi vi faccio vedere una cosa e sto leggendo La follia dei Monkton, che in realtà avevo cominciato a leggere ieri sera perché pensavo che, visto che è così sottilino e tra l'altro un Wilkie Collins, quindi una cosa scorrevole che di solito ti tiene avvinto, vuoi sapere come va a finire, ho detto vabbè, lo leggo tutto, lo finisco, così poi ho letto un altro libro. E tra l'altro sono super contenta perché dopo aver letto un libro concettuale come Forse mio padre, avevo proprio voglia di una storia che fosse principalmente storia, e questo effettivamente lo è, vi assicuro, poi ve ne parlerò in Libri letti veramente, che ha una trama anche qui super gotica, anche molto di più dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde. E comunque anche qui, appunto, vi dicevo, l'ho iniziato a leggere ieri sera ma poi mi è venuto sonno, quindi ho lasciato, adesso lo finisco e adesso vi faccio vedere il mio compagno di letture in questa serata, così che mi tiene compagnia, momento tenerezza. Ecco, lo vedete, lui quando vede che io mi sistemo sul letto viene qui, si accoccola, mi tiene caldo. Io adesso ricomincio la mia lettura e vi auguro la buonanotte e buone letture a tutti.